Buonasera, il Lions Club Sassuolo si conferma attento alle esigenze del nostro territorio. Dopo la donazione di 70 buoni spesa al comune di Fiorano e 76 borse alimentari a quello di Prignano, oggi l'ennesimo gesto benefico è stato indirizzato al comune di Sassuolo. Scopriamo i dettagli nelle interviste. Questa è, diciamo, l'ultima donazione dell'anno lionistico 2019-2020. Abbiamo cominciato con Fiorano, poi con Prignano e adesso siamo, insomma, a Sassuolo nel nostro comune. Abbiamo donato 70 buoni da 25 € proprio per le famiglie bisognose, che sappiamo che, insomma, con questa pandemia ce n'è veramente bisogno. C'è sempre il settore del sociale, perché i Lions naturalmente sono sempre a favore dei più deboli, dei più bisognosi, quindi i nostri service sono a favore dei giovani, a favore dei malati, ma soprattutto chiaramente nel sociale. E quindi con questo service, diciamo, chiudiamo, se vogliamo, insomma, in bellezza l'annata. Il proseguo dell'annata sarà sempre all'insegna, naturalmente, del sociale e dei giovani, ma poi, insomma, per questo ci sarà, insomma, il nuovo presidente che continuerà, insomma, il lavoro che ho intrapreso quest'anno. Sì, noi ringraziamo davvero i Lions per questo gesto, mai scontato, perché che siano uno, che siano 70, sono sempre gesti che riempiono il cuore, soprattutto in questo momento di difficoltà enorme e ovviamente dopo la difficoltà che c'è stata sanitaria, ci sarà e c'è in atto un problema a livello economico e quindi famiglie in forte difficoltà e anche questo gesto è davvero di grande aiuto per l'amministrazione comunale. È una rete, l'associazionismo fantastica che permette di collaborare sul nostro territorio, quindi c'è questo fortissimo senso di appartenenza e questa collaborazione, questa sinergia tra associazionismo e comune che è fondamentale per il sostegno di tutte le nostre famiglie, di tutti i nostri cittadini. Quella di ieri è stata una giornata speciale per Matteo Macchioni. Il tenore sassolese, infatti, ha tagliato il traguardo dei 10 anni di carriera. Sono trascorsi 10 anni da quando ho messo per la prima volta i piedi su un palcoscenico operistico, ha commentato l'artista. Da allora ho cantato in 3 diversi continenti, ho fatto centinaia e centinaia di performance in giro per il mondo, ma mi sento soltanto all'inizio di un cammino sempre più ampio che mi porterà ancora più lontano. Festeggio questi 10 anni come se fossero un nuovo inizio e una nuova rinascita verso nuovi palchi, nuove emozioni, nuovi traguardi. Ed ora passiamo allo sport. Stop definitivo per il campionato di Serie A femminile. Ieri il Consiglio federale ha deciso che il torneo non sarà portato a termine. Le giocatrici del Sassuolo Calcio, però, che avevano ripreso il lavoro sul campo da 2 settimane, continueranno a seguire sedute di allenamento facoltative ed individuali al campo sportivo San Prospero di Reggio Emilia. Carmelo Borruto entra a far parte del consiglio della Lega Pallavolo Serie A femminile. Ieri l'assemblea dei club di Serie A1 e A2, riunita in videoconferenza, ha eletto i membri del consiglio di amministrazione, del quale appunto farà parte anche il presidente di Volley Academy Sassuolo, che insieme a Carla Burato di Unione Volley Montecchio Maggiore avrà il compito di rappresentare la Serie A2. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento come sempre è a domani. Buona serata.